6 mesi di indagini, 9 arresti, 11 vetture sequestrate per un valore di circa 600.000 euro, provento di furti avvenuti nella provincia di Roma e di Venezia. Un duro colpo per l'organizzazione criminale formata da soggetti provenienti dalla Romania e dalla Moldavia. Le indagini condotte dalla Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Polizia Slovena, hanno consentito di ricostruire il percorso delle vetture che venivano fatte transitare dai valichi di Trieste nella vicina Repubblica Slovena per poi essere destinate al mercato clandestino ungherese e moldavo. Tutto è iniziato dagli accertamenti su due BMW X1 che lo scorso marzo non si erano fermate all'alti intimato dalle pattuglie della stradale, sfrecciando a tutta velocità verso la Slovenia. Di qui la polizia ha cominciato a ricostruire tutto il traffico. Le auto venivano rubate a Roma e Venezia in pochi minuti. Una volta infranto il vetro del finestrino, i ladri codificavano con un transponder una chiave CD vergine. Poi in tempi molto brevi i mezzi erano consegnati ai corrieri che li trasferivano fino ai valichi per poi condurli alle destinazioni finali. Fermare i veicoli in fuga non è stato facile. I ladri, infatti, hanno dato prova di abilità con manovre spericolate ed alte velocità, tentando in più occasioni di sfondare i posti di blocco della polizia. Dalle conversazioni intercettate è emerso che a giugno sarebbe dovuto arrivare un importante trasporto di veicoli rubati, tutti diretti nella Repubblica Slovena. I mezzi sono stati però individuati prima del trasporto dalla polizia e sequestrati.